chi visita la Pinacoteca dei Musei Vaticani non sa che sopra la sua testa, oltre le vetrate e le luci del soffitto, ci sono ambienti che conservano tesori di arte e di storia che hanno attraversato i secoli. Nei soffittoni della Pinacoteca sono infatti conservati, in un deposito climatizzato, sarcofagi e mummie del reparto antichità egizie dei Musei del Papa. Vittorio Cimino, conservatore dei musei, ci spiega come è stato creato l'ambiente ideale per questi reperti. È necessario mantenerli in condizioni climatiche assolutamente stabili e anche molto rigorose, perché noi in qualunque condizione esterna, anche a 30 gradi d'estate o quando in inverno raggiungiamo i 10 gradi, qui noi siamo sempre a 20 gradi di temperatura e tra i 45 e i 50 gradi percentuali di umidità relativa. Questo significa che vengono messi in campo in azione dei sistemi molto potenti di compensazione dell'umidità e della temperatura, e che sono rappresentati da questi apparecchi che si chiamano UTA, unità di trattamento dell'aria. E quindi è stata fatta un'eccezione e questo ambiente dei soffittoni è stato isolato e climatizzato. I sarcofagi conservati nel deposito, che è visitabile dai ricercatori che ne facciano richiesta, sono arrivati in Vaticano poco prima del 1839, quando Gregorio XVI fonda il Museo Gregoriano Egizio, ma anche grazie a donazioni successive. Con noi Alessia Menta, responsabile del reparto Antichità Egizie. Questo sarcofago che abbiamo qui davanti apparteneva ad una cantatrice di Amon, quindi ad una sacerdotessa del dio Amon nel grandissimo tempio di Karnak a Luxor, e in particolare qui abbiamo il sarcofago di Iki, è il nome di questa donna, ed appartiene ad un gruppo di sarcofagi che sono stati ritrovati in un nascondiglio. È stata una delle più grandi e importanti scoperte in Egitto, avvenuta nel 1894, quando per caso, come più o meno accade per le grandi scoperte archeologiche, è stata ritrovata una tomba con dentro 153 sarcofagi di sacerdoti. Il governo egiziano ne aveva così tanti da non poter essere ospitati nel Museo del Cairo, e quindi decide di spedire e di regalare ad una serie di nazioni, tra cui anche il Vaticano, una serie di sarcofagi. Ecco perché Iki entra in Vaticano nel 1894. Arriva insieme ad altri 4 sarcofagi più tutta una serie di piccoli oggetti. I sarcofagi sono in perfetto stato di conservazione ed escono dal deposito solo per analisi di laboratorio o quando devono sostituire i pezzi in esposizione nel museo, che lasciano la sala 2, quella dei costumi funerari dell'antico Egitto, per mostre temporanee. Nella stanza accanto sono conservate 5 delle 7 mummie umane dei Musei Vaticani, accanto ad alcune mummie di animali ancora in via di identificazione. Stiamo trattando le mummie con il trattamento anossico, significa appunto inseriamo dell'azoto per distruggere qualunque attacco biocida a queste mummie, che sono in realtà in ottimo stato di conservazione perché fanno parte di un grande progetto di studio restauro chiamato Vatican Mummy Project, un progetto internazionale che intende sia studiarle dal punto di vista appunto scientifico, ma anche attuare le migliori tecniche per la loro conservazione. Abbiamo anche identificato il loro DNA, che non è soltanto il DNA umano, ma anche il DNA dei patogeni. Significa cercare di scoprire di quali malattie avessero mai sofferto. Abbiamo potuto conoscere più a fondo i nostri personaggi, capire appunto in che epoca sono vissuti. A volte è stato possibile anche scoprire di che lavoro facessero in vita in base a delle deformazioni delle ossa o delle deformazioni per esempio dei denti, e abbiamo potuto scoprire l'anno della morte e che tipo di lignaggio avessero. Nel secondo deposito, situato sotto il Museo Egizio, in 2 ambienti più piccoli ma sempre climatizzati, possiamo trovare il calco della stele di Rosetta accanto a statue di varie dimensioni, mentre gli armadi custodiscono papiri e monete accanto a statuine funerarie del corredo delle tombe egizie. Una splendida copertura in cartonnage di una delle mummie conservate nel deposito ai soffittoni attende solo una ristrutturazione del museo per poter essere esposta al pubblico. Nell'ultima sala una vetrina custodisce, tra gli altri pezzi, la stele della riconciliazione, così ribattezzata quando la parte destra fu donata dal Museo Egizio di Torino al Vaticano dopo i patti lateranensi tra Santa Sede e Italia del 1929.